Allora, buongiorno, siamo con i docenti Carmela Maresca, sindaco di Creazzo, e il professor Tobia Cafiero, presidente del Centro Culturale Santa Lucia. Inizio da Tobia e chiudiamo col signor sindaco. Allora Tobia, come nasce l'idea di questa giornata? L'idea di questa giornata nasce in Pizzeria, dove ho incontrato Carmela e le ho proposto, visto che lei è metese e sindaco di Creazzo, di fare un incontro qua con il nostro sindaco. Lei subito ha accettato volentieri e quindi ecco perché oggi ci troviamo in questa splendida sala consiliare a celebrare questo incontro di amicizia tra due comuni, Mita e Creazzo. Allora, signor sindaco Carmela, ci racconti un po' i primi tempi della sua esperienza là sopra. Da sindaco o da insegnante? No. Allora, a me viene in mente Lucia, quando lei lascia i monti, quando lei ha lasciato Mita, ecco, questo mi interessa. Allora, erano gli anni 80 e quindi parliamo di 40 anni fa. Io ho vinto il concorso come insegnante e sono stata collocata proprio precisamente nella città capoluogo, Vicenza Centro. Lì ho insegnato 38 anni. Da quando poi sono diventata sindaco, sono in aspettativa per cariche pubbliche. Grazie. Lei vuole dire qualcosa, assessore? Alla casa. Stava parlando, perciò ero. Allora, prego. Allora, oggi è una bellissima giornata. Questo incontro di amicizia con il comune di Creazzo, veramente una grande emozione per due ragioni. Perché c'è stima e amicizia con Carmelina, la nostra metese che 40 anni fa ha lasciato il nostro paese e oggi la ritroviamo come sindaco di una realtà come Creazzo, e per noi cittadini metesi è un onore. Abbiamo approfittato di queste feste per questa iniziativa e noi diciamo abbiamo iniziato un percorso di amicizia che si deve fondare su radici storiche, culturali e rapporti istituzionali tra comuni del nord e comuni del sud. Abbiamo dato un esempio di grande sensibilizzazione. Proseguiremo in questo percorso e magari negli anni possa scaturire un vero e proprio gemellaggio tra le due realtà, comune di Creazzo e comune di Mita. Io voglio aggiungere una cosa. Sì, come no? Proprio perché adesso vengo chiaramente di meno per gli impegni istituzionali, noto, come ho detto prima nel collegamento, che il paese di Mita è migliorato tantissimo da quando c'è proprio la tua amministrazione. E devo fare un plauso al sindaco e a tutta la sua squadra, perché curano in modo meticoloso il paese. Trovare fiori, trovare la cura del verde, trovare la pulizia è una carta di presentazione molto importante per una comunità. Io direi soprattutto anche la cultura. Certamente, è tutto. Però il primo impatto è proprio questo, la pulizia, la cura del verde, io come donna le noto subito. Benissimo. Quindi veramente un grazie al comune di Mita che mi ha dato la possibilità di fare questo collegamento col mio comune di Creazzo. Grazie a tutti, grazie. Bocca al lupo. Grazie.